dell'addome non viene mai attivato durante il periodo della gravidanza. Quindi divarichiamo le gambe, manteniamo le punte dei piedi leggermente rotte all'esterno e iniziamo a sentire come si muove la testa del femore all'interno dell'articolazione crocio-femorale e iniziamo a sentire bene anche la zona dell'interno coscia. Il movimento ci permette di controllare sia la cintura addominale ma anche di percepire bene il bacino. Tutta la zona dell'interno coscia viene stimolata e mobilizzata. Possiamo poi lentamente spostarci su un lato, appoggiare il gomito, controllare bene la posizione della spalla e lentamente iniziare ad effettuare una profonda respirazione con mobilizzazione della zona scapolo-lumerale. Inspiro ed espirando ruoto la mano e ritorno. Il numero delle ripetizioni ovviamente può essere variato. La testa mantiene l'allineamento con la colonna vertebrale e mi permette di avere un buon controllo sull'area del collo. Torno al centro, sposto il peso sull'altro lato, il gomito appoggio sul ginocchio, vado a sentire di nuovo la fascia laterale sul lato opposto.